Oltre i luoghi dentro il tempo è il titolo d'edizione 2014 che noi seguiremo, infatti abbiamo seguito anche le scorse edizioni perché è un argomento importante anche per noi, insomma cerchiamo di stare, di far conoscere la dottrina sociale. Assolutamente, saremo molto impegnati, molto impegnato più di noi e credo aspetti anche con trepidazione l'inizio perché si arriva da un anno circa di preparazione. È Don Davide Vicentini che è direttore della Fondazione Toniolo, che è una colonna portante di questa bellissima esperienza che è il festival, e noi lo salutiamo. Don Davide, buongiorno. Tutti, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stai aspettando allora con trepidazione che inizi, no? Perché dopo tanta attesa, tanto lavoro, non vedi l'ora che si cominci, come succede a me. Sì, sì, è proprio così, perché è un'attività che ci impegna da parecchio tempo e soprattutto perché si sta respirando un desiderio di partecipazione che speriamo di non deludere. Assolutamente. Quindi, insomma, sono i giorni più intensi. Assolutamente. Ecco, allora, con quali attese vengono le persone, tante persone che interverranno, relatori, perché naturalmente è un'occasione anche per loro, e poi tutte le persone impegnate nella Chiesa e non solo, che vogliono portare avanti l'idea della dottrina sociale della Chiesa? Quello che riesco a respirare, parlando anche con alcuni di loro in questi giorni, è il desiderio molto forte di far capire che c'è un'Italia solitamente nascosta, fatta invece di persone che lavorano, che con tenacia portano avanti le loro passioni, che in mezzo alle difficoltà continuano ad essere presenti, e di trovare uno spazio in cui finalmente si possa dare anche risalto al bene che esiste, non soltanto purtroppo anche alle difficoltà che ci sono. Quindi tutti i relatori vengono non per fare la loro relazione accademica, ma per dare voce a delle realtà che altrimenti rischierebbero essere nascoste, e proprio perché nascoste non riescono più a dare molta fiducia come invece potrebbero dare. Sai, Don Davide, l'ho respirato anch'io, perché in quest'anno, o meglio in questa terza edizione, anche Telepace è stata più coinvolta, ci abbiamo messo anche un po' di più il naso, e nelle interviste che si possono trovare sul sito e sulla pagina dedicata al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, questa quarta edizione, ci sono interviste a personaggi che mi hanno stupito proprio per la grande capacità di progettare con ottimismo il futuro, di stare dentro la situazione d'oggi, di stare quindi nei luoghi oltre la dimensione del tempo, con una grande semplicità, ma soprattutto realizzando delle cose incredibili, no? E uno dice, ma è quasi l'acqua calda, però uno ci ha messo, come abbiamo detto prima, la faccia, ci ha messo il cuore, e ci sono esperienze che ci dicono si può fare. È così, no? Sì, sì, è proprio così. Si può fare perché non soltanto c'è un contesto in cui le difficoltà possono diventare anche delle opportunità, cioè le difficoltà, se noi impariamo ad approcciarle, possono indicarci anche delle novità. Ma si può fare anche perché non si è gli unici. La cosa bella di questa edizione è che noi vorremmo far capire a chi sta tribolando per garantire il lavoro al proprio dipendente, oppure a chi sta tribolando per capire quale potrebbe essere il suo sviluppo professionale, che non è solo. E che non è solo, perché ci sono tante altre persone che ci stanno riuscendo. Se riuscissimo a creare una rete che mette insieme persone che hanno questo atteggiamento, questi problemi, queste domande, io penso che un po' di respiro lo diamo a tante persone, perché a volte si potrebbe correre il pericolo di pensare che chi vive il problema è da solo, si sente isolato. Invece bisognerebbe vincerla questa paura, perché c'è tanta gente che sta facendo qualcosa. Sì. Magari non appare. Posso fare un nome? O è meglio non farne? Posso fare un nome o è meglio non farne? Certo. Facciamolo, almeno uno, ce ne sono talmente tanti. Pensavo a Marco 800, pensavo ad un signore che ci ha messo del suo e con la Valemore fa delle cose che sembravano incredibili e invece si possono fare. La formazione di chi è meno fortunato, ha delle disabilità, può dare ancora molto e può rendere molto anche in termini economici alla società, alle famiglie, alla propria famiglia e quant'altro. Marco, non solo Marco, Non solo Marco, sì, Marco è una di queste figure che è partito da che cosa? Da una situazione che a volte le persone vivono come qualcosa che schiaccia.
Lui per una serie di motivi, ma non li anticipiamo perché invitiamo le persone a venirlo ad ascoltare durante il festival, si è lasciato provocare da questa situazione molto personale ed è riuscito a creare qualcosa di nuovo. Ecco, forse la vera sfida oggi è vedere se si può pensare in modo diverso rispetto al passato, perché se non facciamo questo cambiamento qui rischiamo di restare intrappolati da schemi che sono saltati per ovvi motivi. Marco è uno tra i tanti che ascolteremo al festival che ci è riuscito e può dire come si può fare. Non è soltanto un'abilità della singola persona, ecco, cioè l'idea importante è che non ci riesce chi ha a certe caratteristiche caratteriali o di personalità forte o di condizione favorevole. Ci riesce chi ha un sogno da perseguire. Infatti poi è importante anche fare rete tra di loro. In chiusura, come quando sarà l'apertura? E poi anche il Santo Padre ha lasciato un messaggio per questa edizione del festival. Sì, siamo molto contenti perché per la seconda volta Papa Francesco sarà presente con un videomessaggio che sarà trasmesso giovedì sera alla serata inaugurale presso l'auditorium della Gran Guardia, e sarà un messaggio, immagino, corposo, non sarà soltanto un messaggio di auguri e di buona riuscita dell'evento. E quindi l'apertura sarà giovedì sera alle 20:45 presso la Gran Guardia, ma abbiamo una sezione a latere, diciamo così, che inizierà invece giovedì mattina presso Job Orienta, dove una trentina di imprenditori sotto l'insegna del Festival della Dottrina Sociale incontreranno i giovani per raccontare loro che cosa significa lavorare, perché lavorare, che attese ci sono nei confronti dei giovani e quanta fiducia c'è da certa parte imprenditoriale in loro. La conclusione poi domenica, con la messa presieduta del segretario generale della CEI, Monsignor Galantino, qui chiaramente invitiamo tutti quanti per esprimere anche un momento di comunione e di visibilità che ci siamo. Certo, certo. Io ricordo solamente, intanto ringrazio Don Davide per questo momento di condivisione in una fase ancora di grande lavoro. Volevo ricordare che naturalmente tutto, per chi non può venire a Verona, tutto sarà trasmesso in diretta streaming, e tanto del tutto sarà trasmesso anche in diretta da Telepace, ma non solo da Telepace, anche dalle emittenti della Corallo collegate con noi anche stamattina, per dire che ci seguono, per cui sarà dato ampio spazio. Noi speriamo che questo bene sia contagioso anche grazie ai mezzi di comunicazione che cercheranno di portarlo, insomma, in tutte le case. Ricordiamo anche il sito dottrinasociale.it, questo è il sito dove ci può collegare per vedere lo streaming. Auguri Don Davide, ci vediamo. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro. Ci attende un bel po' di lavoro. Infatti, però è interessante. Comunque sì, sono delle perle che poi... È un comunicare il bene. Non si chiudono lì, diciamo. Poi su una di queste bisognerebbe starci una vita, insomma, come quella che citavi tu e tanto altro.